Gianni Colacioli per Liberi.tv, siamo qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, la seconda giornata, e siamo in compagnia di Andrea De Liberato. Andrea De Liberato ormai è un personaggio mitico sul web, e quindi lo conosciamo tutti, e in qualche modo tutti i reduci, se non traumatizzati, dall'intervento di Marco Pannella. Andrea, cosa ne pensi tu? Non sono affatto traumatizzato, sono molto d'accordo con Marco, che tra l'altro ha toccato poi dei punti, secondo me con accenti simili rispetto all'intervento che ho fatto io, almeno sia sul giudizio su Zingaretti che poi per quanto riguarda anche il caso di Nicola Cosentino. Ti ha copiato l'intervento? Ma no, perché non l'ha sentito, perché credo che proprio stesse arrivando qua, ha parlato troppo poco di lui. Però mi fa piacere non notare questa sintonia assolutamente non voluta, ma... E per quanto riguarda l'andamento invece del comitato, insomma, a quanto pare rispetto alle aspettative che doveva essere qualcosa di esplosivo, invece insomma tutto sommato. Secondo me non poteva esserci molto di esplosivo, anzi credo che corriamo il rischio di essere un po' ombelicali a questo giro, per un motivo che io insomma un po' cerco di dire alle volte a certi compagni, nel senso che sento molte proteste, però poche proposte. Di proposta sento delle cose in nuce, un po' di wishful thinking, forse perché non c'è stato il tempo, anche è difficile elaborare un progetto alternativo che sia anche propositivo. Però purtroppo finché ci si limita alla protesta, può essere più o meno giusta, più o meno condivisibile, io quello che ho imparato in questi anni è che il limite della protesta è che rimane ferma un po' lì, rischia di essere poi un po' fine a se stessa, soprattutto di non produrre nulla poi di realmente alternativo. E per quanto riguarda i nostri amici che ci seguono su internet, su Facebook, un messaggio a loro? Ma un messaggio a loro che non riesco a evadere, perché ho provato a farmi odiare sul l'ex cazzeggio radicale, oggi ribattezzato Forum Radical Chic. Mi sono cancellato da amministratore, mi sono cancellato anche dal forum, però poi mi hanno rimesso e quindi mi adeguo. Un augurio, un saluto? Un augurio di riuscire a conservare la nostra unicità. Ecco, delle volte delle cose che mi dispiacciono un po' e che non condivido di alcuni interventi, come per esempio il compagno di Milano che dice ma dobbiamo diventare pure noi partitocrazia. Mi sembra che molti abbiano quasi una agnizione, un così desiderio di vederci assomigliare a tutti gli altri partiti. Io invece se sono qui è perché siamo qualcosa di unico, mi auguro che continueremo ad esserlo. Grazie Andrea De Liberato, appuntamento su Liberi.tv. Grazie.